A più di un decennio dal rivoluzionario blockbuster di James Cameron, il viaggio di Jake Sully e Naitiri riparte con la Via dell'Acqua, dai fondali di Pandora. Nuove ambientazioni, nuovi clan di Na'vi, nuove creature e nuove incredibili sfide, soprattutto quelle produttive. In principio furono i cieli e le foreste di Pandora, un ecosistema fatto di creature maestose e vegetazione bioluminescente, che solo la comunione tra tutte le sue forme di vita, guidate dalle forze primordiali della natura, ha saputo preservare dalla distruzione portata dall'uomo e dalla tecnologia al servizio della sua sete di conquista. Terra e aria, quindi. Ma era il 2009. Oggi invece la via da percorrere è quella dell'acqua. A distanza di 13 anni dalla rivoluzione visiva di Avatar e di tutto ciò che il film di James Cameron ha significato per il cinema in 3D, l'avventura di Jake Sully e Naitiri continua, stavolta al fianco dei loro figli, in un secondo capitolo che promette un tuffo nelle aree più remote e inesplorate di Pandora. Le profondità dei suoi oceani, dove animali acquatici da cavalcare e caleidoscopiche piante marine diventano lo sfondo di un viaggio, all'alba di una nuova minaccia, verso un luogo da chiamare casa. C'è voluto più di un decennio prima di poter accogliere Avatar la Via dell'Acqua. Fissata al 2014 e rimandata prima al 2016, poi al 2018 e ancora al 2020, infine al 2022, l'uscita del film è stata condizionata dalla decisione più unica che rara di sviluppare in contemporanea la bellezza di 4 sequel. $1 miliardo di budget totale. Una sfida senza precedenti. Dopo il secondo capitolo, che arriverà nelle nostre sale il 14 dicembre, sono infatti previsti altri 3 lungometraggi, al momento fissati al 20 dicembre 2024, al 18 dicembre 2026 e al 22 dicembre 2028. Sono stati necessari anni per ultimare tutte le sceneggiature prima di poter iniziare le riprese, realizzate in parte a Manhattan Beach, in California, e in parte nella vera e propria casa del franchise, la Nuova Zelanda. La storia di La Via dell'Acqua si concentrerà non solo su Jake e Naitiri, nei loro nuovi ruoli da genitori, ma anche sui loro figli, Netayam, Lohak e Tuk, mostrando la vita su Pandora anche dal punto di vista di una nuova generazione di teenager. Siamo un po' come Il Padrino, dice Cameron. Ovviamente un genere diverso, ma si tratterà di una saga familiare molto distante dal primo film. Cosa succede quando dei guerrieri disposti a morire in battaglia hanno dei figli? I bambini sono fautori di un cambiamento. Sarà infatti la famiglia il cuore pulsante di questo nuovo capitolo. Non c'è nulla di più universale, ha anticipato il produttore John Landau in conferenza stampa, aggiungendo che il secondo tema cardine del sequel continuerà a essere la riflessione già iniziata nel 2009 sul rapporto tra uomo e natura. Lo stesso Cameron ha fatto in modo di rendere la produzione green, riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente. Mi impegno tanto in questo quanto nel filmmaking, ha precisato il regista, la cui volontà di sensibilizzare il pubblico in tal senso è traducibile anche nel modo in cui la vita nei fondali marini verrà raccontata dal film. Una delle scene mostra un giovane Na'vi fraternizzare con una creatura ferita da un oggetto metallico, poi estratto dal ragazzo in un gesto di compassione. Penso che il sottotesto sia utile per comunicare con il pubblico, e quello del sequel parlerà del nostro rapporto con gli oceani e gli animali che li abitano.
Se l'impatto negativo dell'uomo sulla natura continuerà a essere un leitmotiv presente sullo sfondo degli eventi, la vera e propria minaccia che i protagonisti dovranno affrontare avrà ancora una volta le fattezze di Stephen Lang, nei panni del colonnello Quaritch, deceduto nel primo film ma pronto a tornare in vita come Na'vi. Si evolverà in modo inaspettato nell'arco dei nuovi capitoli, ha svelato Cameron. Anche Sigourney Weaver farà ritorno nel cast, interpretando questa volta Kiri, un'adolescente adottata da Jake e Neytiri. La vera novità del film riguarda però l'introduzione dei Metcaina, un clan di Na'vi che risiede sulla barriera corallina e che farà da tramite per il mondo sommerso. Rappresenta probabilmente la più grande scommessa di Cameron e Landau. Quando si arriva al cuore di ciò che è questo nuovo sforzo produttivo, parliamo di 250 milioni di dollari, si propone di portare sul grande schermo, con l'evoluzione della computer grafica. L'innovazione visiva di La Via dell'Acqua risiede infatti nell'architettura delle sequenze ambientate nei fondali di Pandora, realizzate in subacquea dal cast in motion capture. Una strada mai percorsa prima d'ora e, a detta di Landau, la più grande sfida incontrata durante le riprese. Per permettere agli attori di offrire delle performance realistiche, abbiamo costruito una vasca da 2 milioni di litri. Ognuno di loro si è allenato a trattenere il respiro per avere la stessa espressività che avrebbe avuto fuori dall'acqua. Un lavoro che, grazie alle nuove tecnologie e a un frame rate più elevato rispetto agli standard attuali, punta a restituire al pubblico un'esperienza immersiva senza precedenti. La vita che esce dallo schermo. Ci siamo posti l'obiettivo di spingere i limiti oltre ciò che il cinema può fare, promette James Cameron, che finora è sempre stato di parola.